Io vengo da un mondo, come posso dire, che sta tramontando, se non è già tramontato, e sta cambiando, e voi sarete quelli che lo cambieranno del tutto. Il cambiamento è già in corso, però come, in che direzione, questo dipenderà da voi. Quindi dovete guardarvi sempre d'attorno, vedere quello che vi sembra che funziona e quello che danneggia il mondo dove viviamo, il vostro mondo, perché migliori quello, si sviluppi quello che migliora e si ammorbidisca quello che sembra al momento molto dannoso. Non so come saranno i prossimi 50 anni, quelli che vi attendono. Certamente in molte cose molto meglio. Pensate intanto, prima di tutto, che praticamente le guerre, le grandi guerre che hanno sempre accompagnato l'umanità, sono finite. Ci sono dei conflitti locali, quelli ci saranno sempre, ma sono appunto conflitti locali. C'è da augurarsi che, malgrado la popolazione del nostro pianeta continui, c'è da augurarsi che voi vediate sparire o perlomeno ammorbidirsi, migliorare la situazione delle zone del mondo, specialmente in Africa, dove c'è molta fame ancora. Ed è assurdo perché si buttano via ogni giorno tonnellate di cibi che abbondano, che avanzano. Dall'altra parte si ammazza magari una persona per un tozzo di pane. Quindi questo enorme squilibrio è nelle vostre mani cercare di annientarlo, annullarlo. E poi c'è tutto quello che ci darà la tecnologia. Non lo so io, ma non lo sapete neanche voi al momento. I tecnocrati, insomma gli uomini che si occupano di questo sviluppo, che è il più importante in questo momento nel pianeta, lavorano molto in silenzio, perché non sempre quello che studiano è positivo. Qualche volta può essere molto drammaticamente negativo, dovete stare molto attenti a questo, nell'innamorarvi di questo, di questa novità. Quindi, in bocca al lupo, avete una strada magnifica, meravigliosa, che può portare a delle mete che ancora oggi non immaginiamo, però potrebbe anche pigliare delle direzioni sbagliate. Cercate di imbucare quella giusta.